Ciao a tutti amici di Melagodo, io sono Ivan Gria con Rampage in the Box e quest'oggi siamo qui, come di consueto, una volta a settimana per un nuovo episodio della serie dedicata agli esports, ai giochi competitivi elettronici. Quest'oggi, come anticipato, parleremo di CSGO Global Offensive, un gioco per PC tra i più famosi, tra i più giocati al mondo e in circolazione, sicuramente uno dei più competitivi. CSGO è un gioco ovviamente FPS, ovvero sparatutto, un po' alla Call of Duty, che però si gioca 5 contro 5. Ovviamente su PC, a differenza di Call of Duty che invece si gioca su console. All'estero è considerato probabilmente, insieme a League of Legends, il gioco più importante, più seguito. Comunque ha raggiunto numeri veramente incredibili. Quando ci sono eventi major raggiunge numeri pazzeschi, più di 1 milione di persone, quasi 1,5 milioni di persone collegate contemporaneamente a vedere le partite dei team internazionali che si danno battaglia in match veramente fantastici all'interno di arene giganti. Ultima per esempio la finale di ES1 Colonia che c'è stata lo scorso weekend, davvero uno spettacolo incredibile che ha coinvolto migliaia e migliaia di fan appassionati all'interno di questa arena, 15.000 persone ogni giorno, tantissime persone in streaming. Insomma, CSGO è sicuramente il gioco che può meglio rappresentare l'esport, è un po' l'essenza secondo me dell'esport. In Italia purtroppo non è giocato tantissimo, non ha ancora preso piede nel modo giusto perché ci sono diverse problematiche. Forse la più importante, la più significativa, è quella che mancano dei trascinatori all'interno della community italiana di CSGO, o comunque sono mancati fino ad oggi. Ci sono stati tra l'altro pochissimi eventi, ultimo forse quello appunto delle finali del Vodafone Theater per quanto riguarda ESL, che ha coronato tra l'altro il Team Forger come campione italiano in una finale molto bella giocata contro il Team Makers, un altro dei team più forti a livello italiano, dove all'interno ci sono giocatori di grandissimo spessore come per esempio Biohazard. Per quanto riguarda il Team Forge invece, che rappresenta un po' l'icona di CSGO in Italia, troviamo Gugli come coach, storico player ex TES, poi all'interno ci sono anche altri giocatori di grandissima esperienza come per esempio Chimera. Altri team davvero molto forti che sono riusciti ad arrivare alle fasi finali di questo campionato sono ovviamente gli Outplayed e i Samsung Morningstar, altro team molto molto interessante dove all'interno per esempio c'è un giocatore molto conosciuto come Style. Ma passando un po' alla pratica, insomma, come si gioca a CSGO? Semplicemente avete bisogno di un bel computer, di mouse e tastiera, quindi c'è bisogno comunque di uno sforzo in più rispetto a giocare competitivamente ad un videogioco su console, perché una volta che avete comprato la console siete a posto. Invece per quanto riguarda un gioco competitivo su PC bisogna comunque avere l'attrezzatura adeguata, un computer comunque che riesca a performare nel modo giusto, quindi c'è richiesta una spesa maggiore e ovviamente è richiesta forse un'abilità di skill singola leggermente più alta, perché comunque con un pad può risultare sicuramente più semplice rispetto a mouse e tastiera. CSGO assomiglia moltissimo al cerca e distruggi di Call of Duty, si gioca appunto 5 contro 5, dove una squadra deve andare a piazzare la bomba, a distruggere un obiettivo, mentre l'altra squadra dovrà difendere l'obiettivo. Ci sono due obiettivi, A e B, e appunto vince il team che riesce o a difendere, quindi eliminando tutti e 5 gli avversari, o il team che attacca a piazzare la bomba e a farla esplodere, oppure eliminando sempre tutti i difensori. Si alternano le due fazioni, side A e side B, chiaramente si arriva a 16, in caso di pareggio 15 pari ci sarà un overtime, quindi si andrà allo spareggio, bisognerà vincere due round di fila per andare a vincere. Ci sono partite che sono durate tantissime ore perché non c'era mai un team che riusciva a vincere più di un round di fila e quindi si andava sempre faccia a faccia, testa a testa fino alla fine. Partite clamorose, di recente c'è stato il Major di Boston con FaZe contro Cloud9 che sono durate tantissimo. E la cosa bella di CSGO, ragazzi, è che riesce a appassionare anche persone che non ci giocano, perché è molto intuibile come gioco, è molto facile da capire ed è piacevole da guardare perché è molto frenetico, magari a differenza di un gioco che può essere molto più lento e più noioso. CSGO ha la facilità appunto di poter essere capito anche da persone che non ci giocano e quindi questo è un suo punto di forza che lo ha reso all'estero uno dei giochi più importanti e più seguiti in diretta streaming o comunque anche in eventi dal vivo. Per quanto riguarda la scena internazionale, come già detto, FaZe e Cloud9 sono sicuramente due tra i team più importanti, poi troviamo anche gli Astralis, troviamo i Fnatic per quanto riguarda ovviamente l'Europa, poi troviamo i Navi, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci sono tantissimi team che, come avrete capito, sono tutti distribuiti più in Europa che in America o in Asia per esempio, a differenza magari di un Overwatch o di un League of Legends. Per quanto riguarda la scena di CSGO, l'Europa è sicuramente il continente più forte. Ci sono tantissimi giocatori all'interno della scena internazionale che sono delle vere superstar, che arrivano a guadagnare anche
anche $25,000 al mese, esclusi gli sponsor, che possono diventare anche di più se appunto sono sponsorizzati poi da dei brand anche non endemici. Per esempio, tra i giocatori più famosi troviamo sicuramente Olofmeister per quanto riguarda i Fades, poi troviamo Nico, che forse è considerato attualmente il giocatore più forte in circolazione, però in realtà nei Fades sono tutti dei fenomeni. Poi troviamo Device degli Astralis, troviamo JW per quanto riguarda i Fnatic, fino ad arrivare ad Automatic dei Cloud9 e concludendo con Fallen degli SK, che è considerato probabilmente il giocatore più vincente della storia di questo gioco, anche se in realtà ultimamente sta vincendo un po' poco e non ha concluso, diciamo, molto. Come in ogni gioco di team, ovviamente è necessaria una grande collaborazione di gruppo, è necessario sapersi mettere a disposizione della squadra, così come avevo detto anche per quanto riguarda Call of Duty e Rainbow Six, perché a differenza dei giochi uno contro uno, saper convivere, avere gli stessi obiettivi dei propri compagni è sicuramente la cosa fondamentale per riuscire ad arrivare al successo. Ovviamente serve anche il supporto di una buona org e ovviamente servono le attrezzature giuste, come detto all'inizio. Se avete altri dubbi, domande su CSGO Global Offensive, fatemele pure nei commenti. Prossima settimana tratteremo Fortnite, che ovviamente qualcuno mi dirà non è competitivo qua e là, però hanno comunque annunciato che ci sarà una stagione competitiva, ci sarà l'eSport, hanno stanziato 100 milioni di budget, quindi ne parleremo settimana prossima e vi spiegherò il mio punto di vista. Grazie per aver seguito, lasciate un bel mi piace, commentate e ci vediamo alla prossima. Ciao amici di Melagodo, ciao a you!